'cause I'm on top of the world. Hey. Quattordicesimo appuntamento di Ti Amo Campionato, una puntata in cui parleremo di basket e di futsal, una puntata che sia io che l'intero gruppo redazionale che lavora per Ti Amo Campionato abbiamo deciso di dedicare con il cuore a Domenico Martimucci, calciatore della CD Castellaneta, vittima del vile attentato di qualche notte fa ad Altamura. Questa copertina è dedicata a lui. Sono sempre il sogno a dare forma al mondo. Sono sempre sogno a fare la realtà. Sono sempre sogno a dare forma al mondo. E sogna chi ti dice che non è così. E sogna chi non crede che sia tutto qui. Solare, aperto e sempre pronto a sorridere, i suoi compagni di squadra lo descrivono così. Domenico Martimucci, 26 anni passati a tirare calci ad un pallone inseguendo il suo sogno, follemente innamorato del gioco del calcio, adesso in un letto di ospedale con la stessa voglia e determinazione sta mostrando di provare lo stesso amore anche per la sua vita, che giorno dopo giorno sta difendendo e si sta riprendendo. Colpevole, per così dire, solo di essersi trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato, quella maledettissima notte Domenico continua a lottare in sala rianimazione del Policlinico di Bari, mentre tutti adesso fanno il tifo per lui, i suoi compagni di squadra, il mister, i dirigenti, ma non solo. La sua città, Altamura, è quella che calcisticamente adesso difende Castellaneta, con i suoi tifosi, nuovi amici ed anche chi non lo conosceva nemmeno, ma in pochi mesi aveva già sentito parlare di lui. 3 reti, molti assist e tante belle giocate per il piccolo Zidane, un vero trascinatore, dicono nello spogliatoio, capace di far divenire facile ciò che per gli altri resta difficile. Domenica pomeriggio, in un'atmosfera inverosimile, si è giocata Castellaneta Novoli e i suoi compagni in campo, frastornati, erano solo per lui. Ingiudicabile la gara dei biancorossi, col pensiero rivolto incessantemente a quel letto di ospedale dove Domenico continua a lottare con la grinta di un leone e la facilità di chi ama la vita. Facile, come continuava a ripetere, mentre resta e per sempre resterà difficile per tutti capire il perché di quel folle gesto che ha interrotto, ma non spezzato, il sogno di un campione. Forza Domenico è il grido della redazione di Ti Amo Campionato, un grido al quale sicuramente vorranno partecipare i nostri ospiti. Qui al mio fianco, alla mia sinistra, Nicolò Giovinazzi, pivot della Valentino Basket Castellaneta. Buonasera Nicolò. Buonasera a tutti. Fabio Cassone, pivot della Johnny Frog Castellaneta. Buonasera. Buonasera a tutti. E il nostro Alessio Russo. Alessio, grazie per aver accettato ancora una volta il nostro invito. Buonasera a tutti voi, grazie. Abbiamo deciso di iniziare così in maniera doverosa ma di cuore, perché Domenico Martimucci purtroppo è stato, come abbiamo detto noi, colpevole di essere stato lì nel posto sbagliato al momento sbagliato. Hai detto perfettamente, Dario, purtroppo sono episodi che ti segnano veramente, cioè io personalmente, al di là che lo conoscevo di persona, ma anche penso da tutto il mondo anche esterno, diciamo, sia a livello sportivo che proprio a livello umano, sono veramente episodi che... senza parole, proprio senza parole, è un ragazzo solare, proprio giovanile, ti trasmetteva proprio quella trasparenza, ripeto, è e so bene, che al tuo fianco al momento, hai la maglietta, la divisa di Martimucci che vogliamo mostrare, ce l'ha gentilmente prestata la CD Castellaneta, che ringraziamo,
consegneremo al più presto, però è un nostro modo per mostrare la nostra vicinanza nei confronti di un calciatore che noi speriamo un giorno possa sedere qui con noi assolutamente, e far parte di questa trasmissione, anche perché Fabio Cassone, tu che di belle giocate ne hai sempre fatte e ne farai, le abbiamo appena viste, se lo merita. Assolutamente sì, un ragazzo dai piedi d'oro, di cui il Castellaneta ha bisogno, il calcio ha bisogno di questo ragazzo nel campo. Adesso speriamo che recuperi il prima possibile, poi il calcio arriva come seconda cosa, quindi in bocca al lupo al ragazzo per pronta guarigione, il prima possibile. Nicolò Giovinazzi. C'è poco da dire, sono delle cose terribili che accadono ormai da un po' di tempo nei nostri territori, che sicuramente in questo periodo sono flagellati da tutta una serie di situazioni e condizioni un po' particolari. Si augura assolutamente la pronta guarigione a questo ragazzo. Io non lo conoscevo personalmente, ma una cosa del genere non si augura veramente a nessuno. Ed è incredibile che una persona che tu magari hai visto quel pomeriggio giocare a calcio, poi scopri la mattina dopo che è stato vittima di un attentato insomma grave come questo. Forza Domenico, cominciamo proprio dal tuo Castellaneta, dalla tua eccellenza, leggendo i risultati di calcio del 25° turno di campionato. Eccoli qui: Ascoli Satriano Sud-Est 2-2, Vieste Francavilla 0-4, Casarano Molfetta 3-1, Castellaneta Novoli 1-2, Nardò Mola 0-1, Stuniella Staranto 0-2, Altamura Galatina 2-1, Trani Bitonto 1-1. Ringraziamo Villa Giusi per la grafica gentilmente offerta. Questa è la classifica, comanda il Francavilla a quota 58 punti, insegue il Nardò a 53, poi Vieste 47, Trani 43, Mola 39, a 38 tre squadre, Casarano, Altamura e Molfetta, Novoli 37, Bitonto 28, Castellaneta 26, Ostuni 23 e la Staranto 22, Sud-Est 20, Ascoli Satriano 17, Galatina 16 punti. Andiamo in promozione perché anche qui si è giocato il 25° turno. Alberobello Leverano 1-2, Carovigno San Vito 2-2, San Giorgio Fragagnano 0-4, Lizzano Fasano 3-4, Brindisi La Terza 1-2, Salento Football Manduria 1-0, Galatone Avetrana 1-2, Maglie Otranto 0-1, Tricase Mesagne 2-0. E ringraziamo MM Sound Service di Michele Mappa. In classifica comanda il Fragagnano a quota 55 punti, segue il Salento Football a 50, poi Otranto 48, Mesagne 46, a 43 Fasano e Leverano, 41 Avetrana, 34 Manduria, Tricase e San Vito, Galatone 32, Maglie 29, Lizzano 26, Puglia Sport La Terza 22, San Giorgio 20, Alberobello 19, Carovigno 15 e chiude il Brindisi a quota 12 punti. In prima categoria invece si è giocato il 23° turno. Ragazzi Sprint Mottola 2-1, Conversano Carbonara 1-1, Leporano Pezze 4-2, Manduria Palagiano 3-2, Ginosa Talzano 2-2, Atletico Azzurri Paradiso Brindisi 3-2, Sammazzano Delfini Rosso Blu 2-0, Polimnia Tuturano 4-1, ha riposato il Lazias. E il Pezze perde la gara ma non perde la testa della classifica, sempre al comando a quota 52 punti, segue Polimnia 51, a 44 Delfini Rossoblu e Leporano, Real Paradiso Brindisi 40, a 37 Ragazzi Sprint e Mottola, San Marzano 31, Manduria 28, Conversano 26, Talzano 24, Ginosa 23, a 21 il Tuturano, poi Carbonara 18, Atletico Azzurri 14, Lazias 13 e Palagiano chiude a 10 punti. Ringraziamo IUP Centro Sport con le sue 4 sedi di La Terza, Castellaneta, Massafra e Palagiano. Concludiamo con la seconda categoria, anche qui si è giocato il 23° turno. Montalbano San Pietro Vernotico 2-7, Terlizzi Capurso 3-1, Gioia Torricella 6-0, Atletico Pezze Parma Club Ginosa 4-0, Valenzano Acquaviva 1-3, Palagianello Cisternino 1-0, Statte Maruggio 8-1. Ringraziamo MA Impianti di Marco Addabbo. In classifica comanda il Terlizzi a quota 54 punti, segue San Pietro Vernotico 45, Acquaviva 43, Atletico Pezze 39, Gioia 37, Capurso 34, Statte 30, Valenzano 29, Martina 27, Palagianello 24, poi Montalbano 20, Cisternino 15, a 11 punti Torricella e Parma Club Ginosa e Maruggio a 8 punti. Ringraziamo
colore e pittura il Megastore del Bricolage in via dell'Assunta 4 a Castellaneta, e chiediamo al nostro amico Alessio Russo un commento generale partendo dall'eccellenza fino a poi finire alla seconda categoria. Niente che dire, ieri di calcio purtroppo si è giocato la partita e si è giocato. Il Castellaneta ha perso un'ottima opportunità secondo me, perché comunque vincendo si toglieva dalle zone basse della classifica, comunque un passo in avanti. E niente, c'è stato, quindi è iniziata bene la partita, dopo un minuto c'è stato il rigore a favore del Castellaneta, l'espulsione di un difensore del Novori, quindi Pastore al dischetto ha portato 1-0 a favore del Castellaneta. Dopodiché, diciamo, il Novori in 10, anche se su nostra disattenzione, ha prima pareggiato la partita e poi si è portato in vantaggio sul calcio di rigore ed è espulso dal nostro portiere. C'è da dire che il Castellaneta non stava più con la testa. Assolutamente, allora, purtroppo era una partita che, ripeto, si doveva giocare, però ovviamente i ragazzi erano con la testa altrove, anche perché in settimana giovedì non sono allenati, venerdì, insomma. Poi ovviamente mancavano anche tre giocatori comunque titolari, Buttiglione, Cirottolo e Colucci, però ripeto, la testa stava, diciamo, che è una sconfitta che non fa testo ma che paradossalmente pesa tantissimo in assolutamente sì, anche per via degli altri risultati, perché vincendo potevamo fare un grosso balzo avanti, in quanto lo Stuni ha perso in casa col Taranto e il Galatina ha perso al Tamura, l'Istatriano anche, quindi in promozione, però la terza ha fatto un bel balzo in avanti, nel senso che ha dato seguito alla vittoria di domenica scorsa, quindi ha vinto fuori casa anche se contro una diretta concorrente a Brindisi, e ripeto, ora è sempre in zona play-out, però diciamo questa vittoria fa ancora di più morale e sicuramente farà bene per il prossimo, per il proseguo. Pareggio beffa invece per il Ginosa in prima categoria. Il Ginosa comunque ha mosso la classifica, ha pareggiato 2-2 col Talsano, che comunque era la precisa di un punto, e ripeto, secondo me il Ginosa non avrà problema a risalire la classifica, e invece diciamo il Palagiano occupa, insomma, l'ultimo posto e il Motto entra in centro classifica, insomma. Però diciamo il Ginosa, ripeto, secondo me non avrà problemi ad evitare i playout. Concludiamo con il Parma Club Ginosa in seconda categoria. Parma Club occupa il penultimo posto, 4-0, insomma, pesante, però il Palagiano invece 1-0, insomma, diciamo che un weekend un po' con retrogusto amaro per le nostre squadre, però il La Terza diciamo ha fatto una bella impresa fuori casa, al suo bomber Turi. Passiamo al basket, passiamo alla Serie C regionale, leggendo i risultati del 20° turno di campionato. Altamura Angiulli Bari 83-64, Ruvo Cerignola 79-87, Brindisi Santeramo 85-40, Foggia Adria Bari 90-77, Valentino Basket Castellaneta Lecce 69-55, Vieste Manfredonia 65-81, Fasano Barletta 94-54. Questa è la nuova classifica, comanda sempre il Cerignola a quota 32, insegue il Foggia a 30, Manfredonia 28, poi a 26 Adria Bari e Vieste, Valentino Basket a 24, Altamura 22 come Ruvo e Brindisi, Fasano 20, Lecce 18, a 4 punti Santeramo e Angiulli Bari, chiude il Barletta a quota 2 punti. Andiamo a vedere velocemente, apriamo una piccola parentesi, questa è la promozione, si è giocato il 15° turno, Conversano Martina 54-61, Monopoli Monte d'Oro San Giorgio Ionico 65-68, La Terza Cisternino 42-75, Virtus Taranto Massafra 69-62, Acquaviva Basile Taranto 67-67. Questi sono i risultati della FIP, poi magari ci saranno degli sviluppi. Questa è la classifica, Virtus Taranto 26, Cisternino 24, Monte d'Oro e Martina 20, Massafra e Conversano 16, Basile Taranto e Acquaviva 8, Monopoli e La Terza 4 punti. Alessio, velocissimamente, un commento sulla sconfitta della Terza roboante, paga il capitano a sto punto. Ha perso, insomma, una parte importante in casa con il Cisternino e soprattutto è stato anche, diciamo, da solo all'ultimo posto. Quindi playout inevitabili e ripeto, proprio da ultimi in classifica, mancava Clemente, però comunque sia il punteggio è stato abbastanza pesante, ripeto, se la farà sicuramente i playout con le squadre dell'altro girone, Barisa e Foggiano, insomma. Lanciamo il servizio, Valentino Basket Castellaneta Lecce, terminata 69-55, successo di tutto, protagonista anche il nostro Nicolò Giovinazzi, che a un certo punto rischiava di perdere le staffe. Lo vediamo e poi commentiamo tutto qui. Altro che.
La Valentino Basket Castellaneta è un rullo compressore, sesta vittoria consecutiva per i ragazzi di Coach Compagnone che battono sul legno del Palatifo il nervosissimo e modesto quintetto leccese di Coach Scialpi. Anche la Castellaneta cestistica fa il tifo per Domenico Martimucci, il calciatore dell'ACD Castellaneta vittima la scorsa settimana di un vile attentato e che adesso lotta in un letto di ospedale. Per la gara Compagnone si affida al consueto starting five composto da Rotolo, Resta, Pizzo, Moliterni e Giovinazzi. Coach Scialpi risponde con Marra, Petracca, Serio, Nisi e Ferilli. Il match comincia a ritmi blandi con Rotolo e Giovinazzi capaci di scrivere il primo break di 4-0 dopo 2 minuti di gioco. Marra si presenta al Palatifo con una tripla da distanza siderale, risponde subito prima Resta e poi Moliterni e Pizzo a metà quarto per il 13-6. Il Lecce si rifà sotto sino a tornare a contatto a 3 minuti dal termine, ma i padroni di casa scatenati con Clemente e Petrella chiudono gli ultimi secondi di gioco sul 21-14 che segna la fine del primo quarto. Il secondo periodo è decisamente di marca biancorossa, i padroni di casa sorretti dall'incessante tifo del pubblico presente danno vita ad uno spettacolare azione di contropiede sull'asse Rotolo, Petrella e Moliterni che conclude a canestro. Lecce reagisce ancora con Petracca e si riporta a meno 2, ma Moliterni a metà quarto indovina la tripla del 30-23. La Valentino respira e fa male in contropiede con Rotolo e Pizzo. Moliterni poi scrive il massimo vantaggio della gara, 37-27, ma nel finale di quarto gli ospiti si riavvicinano con Petracca, che mette a segno un gioco da 3 punti, e Nisi che fa male dalla lunetta e si dimostra infallibile. Si vale negli spogliatoi sul punteggio di 39-32. Al rientro in campo la Valentino parte bene e con Pizzo tocca addirittura il più 13. Gli ospiti, aiutati da alcune decisioni arbitrali discutibili, salgono la china e piazzano un break di 0-9 confezionato dalle triple di Marra e Petracca. Rotolo rompe il digiuno biancorosso dalla lunetta a 3 minuti dalla fine, ma la difficoltà valentiniana in fase offensiva resta evidente. Il Lecce ne approfitta e si riporta pienamente in carreggiata. A 11 secondi dal termine, la tripla di Petracca scrive il 52-51 e per i ragazzi di Coach Compagnone cominciano a materializzarsi i fantasmi dell'andata. Ma nell'ultima frazione i biancorossi entrano in campo concentratissimi e il Lecce resta a guardare. Grazie ad un'intensità difensiva straordinaria, la Valentino mette a segno un break di 10-0 sotto gli occhi impotenti dei viaggianti che si sbloccheranno solo dopo 7 minuti e solo con 2 punti di Marra. 62-53, Resta poi subisce fallo sul tiro da 3 e dalla lunetta chiude i conti portando i suoi sul più 12, ci penserà poi Rotolo a far calare il sipario sul match fissando il punteggio sul 69-55. Nel finale succede di tutto perché il Lecce perde la testa e non accetta il verdetto del campo, tutta aria fritta, ciò che conta è la sesta vittoria consecutiva della Valentino Basket Castellaneta che consolida la sesta posizione e si proietta verso il prossimo durissimo impegno stagionale. Nel prossimo weekend i ragazzi di Compagnone se la vedranno contro un avversario certamente di caratura superiore, la corazzata Manfredonia, di sicuro non un Lecce qualunque. Una partita che stavamo vincendo di 16 punti, mancavano 4 minuti, non 30 secondi, 4 minuti, potevamo tentare anche di ribaltare il risultato finale. Per quanto riguarda la partita dall'inizio, si sapeva che era una partita dura, perché loro sono sì giovani, ma giocano, sanno giocare a pallacanestro e comunque sono 10 elementi che ruotano. Per il resto noi abbiamo avuto tante sbavature, parlo soprattutto dell'attacco. In difesa ci siamo comportati bene, abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo provato in allenamento. Marra, per quel che è possibile, l'abbiamo limitato, e anche Ferilli e qualcun altro. Per quanto riguarda l'attacco, era un po' inceppato, era molto macchinoso, la palla non circolava a dovere, e quindi c'è materiale per lavorare durante la settimana. Quanto è pesato il match d'andata nell'economia del risultato finale della gara di ritorno? Non, è pesato il risultato e è quello che è successo, perché noi da Lecce abbiamo giocato 2 tempi perfetti, stavamo vincendo di 16-18 punti, poi non lo so, anche nei ragazzi stessi questo nervosismo era la smania di dover dimostrare non so che cosa, ma se giocavamo a pallacanestro in casa nostra è difficile che qualcuno vince. Marco Clemente, ci è voluta tutta la grinta possibile e immaginabile per battere un Lecce nervosissimo. Beh, sicuramente sì, abbiamo preparato la partita al meglio, sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e non bastava solo la tecnica.
e alla fine è stato quello che abbiamo dimostrato fino alla fine della partita, ci abbiamo messo grinta e gli animi si sono riscaldati, si sapeva che c'erano dei precedenti con il Lecce, quindi sapevamo che dovevamo rimanere concentrati. Purtroppo in questo minuto gli animi si sono surriscaldati e si è accesa la miccia. Per capire cosa è successo ieri sera, forse, caro Nicolò Giovinazzi, bisogna fare un passo indietro e parlare dell'andata. Allora, nessuno meglio di te può dircelo. Cosa è successo a Lecce nella gara d'andata? Allora, la gara d'andata di Lecce è stata una partita complicata, perché è cominciata in maniera sì, liscia. È stata una partita facile per i primi due quarti. E ne abbiamo proprio parlato ieri prima della partita, in maniera tale da prepararci psicologicamente a quello che sarebbe potuto essere ieri sera il percorso, lo svolgimento della partita. E in effetti più o meno si rischiava di correre, di incappare negli stessi errori, perché abbiamo fatto due quarti perfetti. Dopodiché è cambiato qualcosa nel metro arbitrale, nel sistema in cui, diciamo, nella durezza dei contatti sotto canestro e quant'altro, che ci ha lasciati un po' spiazzati. Abbiamo perso la testa e abbiamo perso la partita malamente. Ieri ci aspettavamo una partita simile, e in effetti così è stato, però questa volta noi eravamo preparati psicologicamente, perché sapevamo che quello era il loro punto di forza. Loro hanno un'allenatrice che è molto brava a pungolare i punti deboli delle squadre avversarie, e siccome questa volta lo sapevamo, siamo stati bravi a prepararci. Alessio Russo, mi rifaccio alle ultime parole di Nicolò Giovinazzi, perché il copione ieri è stato simile a quello dell'andata: primi due quarti tranquilli, tutto liscio, e poi negli ultimi due... Sì, diciamo che ieri è stata una partita tecnicamente, i primi due quarti sì, però poi il terzo e quarto quarto molto nervosa, e diciamo in attacco non entrambe le squadre. Infatti l'ultimo quarto il Lecce solo 4 punti ha fatto, quindi diciamo che più sul lato agonistico, diciamo, però alla fine l'importante è portare a casa il risultato in chiave playoff, anche perché le altre squadre, il Ruvo e il Bari, hanno perso, quindi diciamo prospettiva. Noi adesso siamo lì, siamo sulle prime posizioni, siamo a due punti dal quarto posto. Infatti, poi ripeto, soprattutto con i precedenti dell'andata, era una partita importante da vincere. Infatti, per quanto riguarda la differenza canestri, io non mi preoccupo più di tanto, perché comunque il Lecce rimane sempre sotto. Però ripeto, poi ogni tanto ci stanno queste partite molto valide a livello agonistico, sì, insomma. Sì, sì. Sono quelle che piacciono a me. Infatti. Mi rifaccio invece alla risposta di coach Compagnone: un'ottima partita in difesa, forse si aspettava qualcosa di più in attacco. Sì, diciamo che normalmente il nostro punto di forza è l'attacco, è il gioco da tre punti, le penetrazioni di Maurizio Roto e Giambattista Moliterni. Raramente si vede sia la difesa come punto forte della nostra squadra. Invece nelle ultime due o tre partite qualcosa sta cambiando, e anche l'innesto di Pizzo ci ha portato un po' di follia così, e di voglia di divertirci di più insieme. E questo, quando succede in difesa, poi ti porta a giocare molto meglio anche in attacco. Nella partita di ieri, in particolare, la durezza dei contrasti, probabilmente in questo caso ce l'aspettavamo più noi. Da quello che ho potuto sapere a fine partita, premetto che per me sapere contro chi gioco la domenica è assolutamente eccezionale. Io arrivo in campo la domenica, che normalmente non so neanche contro chi gioco, però che se sia, c'è Marra dall'altra che, parte, che sia il primo o l'ultima squadra, gioco sempre con la stessa cattiveria, per cui per me è uguale. Con il Lecce invece questa volta mi ero informato, perché c'eravamo legati al dito la partita, e quindi questa volta siamo arrivati cattivi, e la cattiveria ieri si è vista in campo, cioè gli scontri erano duri, abbiamo tenuto e abbiamo vinto la partita. E allora possiamo mostrare un clip relativo al primo, forse al secondo quarto, in cui guardate un po' cosa succede a Nicolò Giovinazzi, viene chiamato dall'arbitro. Alessio Russo, guarda un po' che faccia il nostro Giovinazzi, forse dobbiamo stare attenti qui in studio. Nicolò, raccontacela tu sta storia, perché dobbiamo tranquillizzare il nostro pubblico. No, quando si gioca normalmente la tensione è sempre alta, e quando si è convinti, e spesso succede quando si gioca, di essere soggetti ad un'ingiustizia arbitrale,
Ma ti ha richiamato come un bambino all'asilo il maestro. Infatti, ma è quello che volevo spiegargli, è che siccome non sono più un bambino dell'asilo, ma comincio ad avere una certa età dal punto di vista agonistico, insomma, c'è Babbo Compagnone che però Gaetano è sempre, per me è sempre un idolo, proprio è intoccabile per quanto mi riguarda. Fabio Cassoni, un commento su queste immagini. So che tu comunque sei particolarmente legato alla Valentino Basket, la seguivi, poi adesso per impegni lavorativi ti sei un po' allontanato. Sì, seguivo da ultras dell'Azione Sudista. Questa è una di quelle scene che fanno esaltare il pubblico, i tifosi soprattutto. Fa piacere vedere il Castellaneta, la Valentino Basket, nelle posizioni alte. Auguriamo che finisca il campionato il più in alto possibile per proseguire l'anno prossimo in Serie C nazionale, e a tutti i compagni, visto che quest'anno c'è un nutrito gruppo di Castellaneta, quindi un in bocca al lupo. Alessio Russo, parlavamo prima di Pizzo, ma secondo te magari poi la domanda puoi girarla, sì, benissimo. Era quello che volevo chiederti, che chiedere a Nicolò. Per quanto riguarda questo trend di vittorie consecutive, anche soprattutto in trasferta, che era quello che ha contato di sento un po' la prima parte della stagione, perché diciamo non arrivava questa benedetta vittoria fuori casa. Invece la Fasano, Altamura, si poteva fare qualcosa in più, la vittoria non è arrivata. Dicevo, quindi questa inversione di tendenza è stata ora una cosa psicologica, vi siete sbloccati, oppure anche l'inserimento, ecco, di Pizzo, l'ultimo arrivato, diciamo, ha contribuito a questa escalation? In tutte le squadre l'inserimento di un nuovo giocatore porta qualcosa in più, perché lo dice la parola stessa. Certo. Sicuramente noi abbiamo, va considerato che noi abbiamo vinto contro due squadre che sicuramente non stavano ai massimi posti della classifica, però è vero anche che altre squadre che abbiamo incontrato di poco superiori, parliamo di classifica, le abbiamo incontrate con una certa paura. Per cui adesso bisogna vedere come ci si comporta, considerando anche che noi a Bieste facciamo un'ottima partita e perdiamo negli ultimi anche minuti. A Cerignola, anche a Cerignola perdiamo negli ultimi minuti, ma anche la stessa Altamura abbiamo perso dopo tre tempi supplementari. Per cui insomma, non è, certe volte ci è mancato qualcosa, forse quel qualcosa in più ci è arrivato grazie alla follia di Pizzo. Certo. Perché... Posso farti una domanda provocatoria? Secondo te il Lecce è davvero tutelato dagli arbitri, come si legge su qualche sito, qualche blog? Io di queste cose non posso dire nulla, quello che so è che quando all'andata credo che ci sia stata una dichiarazione che è stata poi seguita da un richiamo ufficiale fatto dalla Procura Federale. Per cui sinceramente adesso come adesso sbilanciarmi per dire qualcosa, sinceramente non lo faccio. Sinceramente, diciamo così, la partita all'andata ci ha fatto innervosire a tal punto da arrivare nervosi ancora alla partita di ieri dopo un intero girone. Alessio Russo, tu magari puoi sbilanciarti un po' di più, magari come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, però quasi sempre. Ma ripeto, a Lecce non Ciro, però da quello che mi è stato detto da più persone, ci sono stati episodi proprio che hanno condizionato la gara, ovviamente trema di testa, insomma, a livello mentale non è facile gestire questi episodi. E possiamo mostrare le immagini del parapiglia finale, mentre tu Alessio puoi continuare, sì, ad argomentare. Sì, alla fine qui erano pochi secondi alla fine della partita, c'è stato Perrone, Giampino Massaro, poi poi è intervenuto il coach Compagnone per sedere un po' gli animi. Perché anche il signor Cassano, sì, sempre pronto, sì, a calmare gli animi. Perché manca Nicolò Giovinazzi, forse era già... Anche Nicolò incitava già... Sì, comunque alla fine, a pochi secondi alla fine, insomma... Il dirigente ha ordinato due pizze. È inutile, diciamo, magari ci potrebbero essere sanzioni disciplinari, quindi è meglio evitare, ripeto, a pochi secondi. Ha già risultato acquisito, tra l'altro... E quindi, come ripeto, l'importante di questa vittoria ed è arrivata per vari motivi. Certo che come sanno toccare i nervi dei propri giocatori le allenatrici donne, non lo fa nessuno. Altro che coach Ciraci o altri. Beh, Ciraci più che altro stimolava tantissimo i suoi, più che gli altri, quelli delle altre squadre. Io ci ho giocato ho avuto la fortuna di giocare con coach Ciraci e quelli che prendeva di mira nel 90% dei casi eravamo noi della sua squadra, per cui... modi diversi di allenare, e poi insomma
tutt'altra pasta. Esatto. Forza, prossimo turno, Manfredonia, arriverà la settima meraviglia, la settima vittoria consecutiva? Perché no? Perché no? Io vado sempre a giocare fuori, a giocare con la voglia di vincere. E scusatemi, con me tutto il resto della squadra, per cui si va a Manfredonia e ci si gioca la partita perché il campionato non è finito, ci sono ancora in ballo 12 punti. Alessio Russo, se vittoria sarà promozione, sarà un bellissimo test anche per capire loro, cioè, diciamo, i limiti, e proprio si vede anche a livello mentale questo trend di vittorie, magari che impatto avranno Manfredonia. E poi significherebbe mettere un'ipoteca, una seria ipoteca, sì, perché comunque è una detta concorrente, e poi comunque, diciamo, c'è la possibilità di ancora di distanziare gli altri. Grazie Nicolò, torneremo a parlare con te fra qualche istante, ora però ci occupiamo di volley leggendo i risultati del 18° turno di Serie C regionale femminile. Mesagne Pallavolo Brindisi 1-3, Capralica Tricase 0-3, Oria Galatina 0-3, Ostuni Spongano 0-3, Lecce Nardò 1-3, Manzoni Brindisi Castellaneta 1-3, Tuglie San Cassiano 1-3. Questa è la classifica, sempre al comando a braccetto Galatina e Pallavolo Brindisi a 48, Tricase 45, San Cassiano 34, Tuglie 33, Spongano 32, Nardò 30, Mesagne 29, Manzoni Brindisi 24, Capralica 19, Castellaneta 17, Oria 9, Ostuni 6 e Lecce 4 punti. Caro Alessio, come hai potuto vedere, tutte vittorie esterne, ma la più bella? Una bella affermazione quella della Pallavolo, fuori casa, in trasferta. Mi ha portato fortuna la scorsa puntata. Sara Pontassuglia, che era qui, molto scaramantica. Tra l'altro una delle migliori giocatrici, insomma, nella partita di... mi è stato riferito, insomma. Comunque era importantissima la vittoria, una vittoria in trasferta. Secondo me il volley Castellani, alla fine, tieni conto che dipende esclusivamente da loro, se la possono giocare con tutti. E hanno avvicinato il Caprarica in classifica. Possiamo riproporre un attimo, sì, la classifica, non vorrei mettere, eccola qui, ecco. Hanno vinto quindi Gabri, sì, ma ripeto, è una cosa anche mentale, che dà fiducia, insomma, all'intero ambiente. Entriamo nel mondo del futsal, entriamo leggendo i risultati del 28° turno di Serie C1 regionale, eccoli qui. Casa Massima Carovigno 1-15, Molfetta Ossuni 6-1, Rutigliano Canosa 1-6, Turi e Bari 3-2, Johnny Frog Castellaneta Biceglie 9-4, Casal Savoia Altamura 6-1, Messapia Cassano 2-3, Lucera Monopoli 3-0, ha riposato il Capurso. Questa è la classifica, comanda il Canosa a quota 65 punti, il Capurso insidia 64, poi il Molfetta 56, Bari 50, Messapia 48, Cassano 45, Carovigno 39, a 38 Casal Savoia e Altamura, Turie 33, Biceglie e Lucera 32, Johnny Frog 30, Ostuni 28, Rutigliano 22, Monopoli 21 e chiude il fanalino di coda Casa Massima con la sua Under 18 a quota 5 punti. Questi invece sono i risultati di Serie C2, si è giocato qui invece il 17° turno, Latiano Fasano 8-4, Locorotondo Torchiarolo pensate 22-0, Alberto Calcio a 5 Real Castellaneta 3-4, Taranto Brindisi 7-2, Lecce Francavilla 4-5, San Vito Ruffano 10-11. Questa è la classifica, Locorotondo 46 punti, Francavilla 41, Taranto e Latiano 36, Lecce 31, Real Castellaneta 30, Fasano 25, Paradiso Brindisi 19, a 13 Alberto e Ruffano Calcio a 5, San Vito 9 punti e Futsal Torchiarolo 0 punti. Alessio, un commento rapido sulla C2 prima di entrare nel mondo della C1 e vedere le immagini di Johnny Frog Biceglie. Certo, vittoria importantissima del Real in trasferta. Ripeto, ora diciamo il Lecce con la sconfitta del Lecce in casa si è portato un punto, quindi l'obiettivo playoff per il Real diventa molto molto fattibile. Ripeto, dobbiamo fare la corsa sul Lecce perché l'altra avversaria che comunque li precede in classifica di 6 punti e quindi diciamo diventa più difficile raggiungerli. Dipende esclusivamente da loro, perché secondo me il valore aggiunto ce l'hanno e ora sono fondamentali le prossime giornate, devono mantenere quella costanza che secondo me hanno e meritano sicuramente i playoff. Ha perso il Lecce del nostro amico Domenico Bongermino. Fabio Cassone, ha avuto modo di sentire Domenico dopo questa sconfitta? No, non ci sentiamo mai. Però comunque non augurare a un amico, un ex compagno di squadra una sconfitta non fa bene. Però
è meglio che vinca la squadra di Castellaneta e soprattutto che riesca ad andare il Castellaneta nei playoff. Mi dispiace per Domenico, non me ne voglia, ma meglio il Castellaneta che il Lecce nei playoff. C'è un'altra squadra di Castellaneta, parlo della Johnny Frog, che è tornata alla vittoria prepotentemente con una bella vittoria contro il Bicelli, era una diretta concorrente in classifica. Ci gustiamo le immagini di Johnny Frog Castellaneta Bicelli, è terminata 9-4 e guardate che perle proprio di Fabio Cassone. Domenico, noi ci crediamo, forza! Anche il futsal biancorosso si stringe attorno a Domenico Martimucci, il giovane calciatore della CD Castellaneta, gravemente ferito nell'attentato dinamitardo che ha scosso la città di Altamura nella notte tra giovedì e venerdì. Ci ha creduto anche la Johnny Frog, che ha dedicato proprio a lui l'importante vittoria casalinga, maturata nella sfida salvezza di Serie C1 e terminata con il netto punteggio di 9-4 ai danni della Diaz Bisceglie. Ad entrare con maggiore convinzione sul parquet di via Aldo Moro sono stati i padroni di casa di Mister Lamanna, apparsi concentrati e agguerriti su ogni palla, nella giornata in cui è ritornato a gonfiare la rete bomber Cassone, sapientemente assistito dal suo compagno di reparto Donno. E proprio sull'asse dei centravanti biancorossi è nata la rete che ha sbloccato la gara dopo appena 5 minuti. L'angolo di Donno ha trovato l'accorrente Cassone appostato a centro area per la rete che ha scacciato via paure e ha messo subito la gara in discesa. Il fulmineo vantaggio delle rane ha scosso i gialli biscellesi tutti in avanti ad insidiare la porta di casa, ma il sempre attento Specchi ha fatto buona guardia respingendo le minacce avversarie. Ci ha provato De Cillis a cercare la rete del pari, ma prima di piede e poi mettendoci le mani, l'estremo difensore di casa ha detto di no all'attaccante biscellese. Proprio in seguito agli attacchi ospiti è nata la rete del raddoppio, confezionata, tanto per cambiare, dai gemelli del gol delle rane. Sulla veloce ripartenza biancorossa, ancora Donno ha servito Cassone, che facile facile ha insaccato per il 2-0. La Diaz accusa il colpo e partita virtualmente chiusa nei minuti finali del primo tempo. Nel primo dei 3 minuti di recupero è Capitan Pepe che porta a 3 le marcature, ben servito da Cassone dal lato destro. E appena 60 secondi più tardi è ancora Pepe che trova il poker trasformando un tiro libero assegnato dal signor Corsini di Taranto per il quinto fallo commesso da Preziosa, ammonito nella circostanza. Sul rotondo 4-0 ad inizio di presa Fabio Cassone si prende la scena, riceve un cross dalla sinistra e con un pallonetto su acrobazia volante manda in estasi il pubblico di casa. Qualche istante dopo Quero approfitta di una palla vagante in area di rigore per il 6-0. Il calo di concentrazione per i ragazzi di Mister Lamanna è fisiologico e non si fa attendere. In 2 minuti i biscellesi si rimettono in partita con Valente, che approfitta di un rilassamento generale delle maglie biancorosse trafiggendo Specchi. Lo stesso numero 1 della Johnny Frog si fa perdonare 1 minuto più tardi con un destro potente e preciso che termina la propria corsa alle spalle del collega di reparto Povia. La rete di Garofoli rende vibrante e palpitante la parte finale della gara e Capitan Dipinto, nell'occasione portiere in movimento, si fa mandare anzitempo sotto la doccia per fallo ai danni di Cassone involato in contropiede. L'ottava marcatura giunge con un tiro da fuori di Quero prima che Valente possa portare a 4 le reti per i suoi. Il pregevole tiro di Cassone al giro sotto l'incrocio chiude di fatto la gara per il definitivo 9-4. 3 punti fondamentali in chiave salvezza che ridanno ossigeno alla classifica e morale allo spogliatoio, ma soprattutto dicono che la Johnny Frog è viva e che continuerà a lottare per conquistare la permanenza in C1, cercando di evitare la lotteria dei play-out. Raffaele Lamanna, 3 punti importantissimi in chiave salvezza, un primo tempo impeccabile, una ripresa forse un po' più sottotono in cui la squadra forse si è un po' rilassata. Sì, oggi abbiamo fatto un grande primo tempo, forse il migliore della stagione, siamo partiti bene, decisi in campo e vogliosi di portare i 3 punti a casa. Nel secondo tempo alla fine ci sta anche che gli avversari ci mettessero un po' di pressione, quindi diciamo non condanni i miei ragazzi, però alla fine sono stati bravi a chiudere tutti gli attacchi, alla fine è stata una vittoria con grande margine di vantaggio, quindi credo che è stata meritata sul campo. Da qui alla fine ancora 6 battaglie per cercare di evitare i playout. Sì, ovviamente faremo di tutto per mantenere questa categoria che è abbastanza prestigiosa e quindi ci teniamo. Sappiamo che sono 6 finali, noi scendiamo in campo ogni partita con la voglia di fare bene, di portare i 3 punti per cercare di salvarci senza fare i playout. Un'ultima cosa, volevo fare una dedica al giocatore vittima dell'attentato Domenico Martimucci, facendogli degli auguri di pronta guarigione. Johnny Frog ha vinto la partita dal punto di vista mentale, era più carico rispetto a noi, si vedeva che comunque è una squadra che sa di poterci giocare l'ultima chance per rimanere nella categoria. Noi
anche noi, la stessa cosa vale per noi, però i giocatori di casa hanno avuto un approccio migliore dei nostri sicuramente. Possiamo divertirci come vogliamo perché abbiamo una doppietta qui, perché anche Alessio Russo, ricordiamo, è tesserato con la Johnny Frog Castellaneta, è il valido sostituto di Stefano Specchi. Sì, Stefano Specchi, che colgo l'occasione veramente per fargli i complimenti. Niente, lui è Croce Delizia, ha fatto veramente una bellissima partita sabato, perché comunque sia lui ha molte potenzialità. Certo, ogni tanto c'ha quei minuti di amnesia che però, secondo me, se li riesce a gestire in maniera migliore, c'ha veramente ottime potenzialità. Lo ha dimostrato, ha fatto anche un gol. Ripeto, secondo me è un portiere per la categoria, è un lusso per la categoria. Ripeto, deve gestire meglio quei momenti. La vicinanza anche abbiamo visto di Mister Laman a Domenico Martimucci, ma di tutta la Johnny Frog Castellaneta, che come la CD Castellaneta, la Valentino Basket, sono le tre squadre di Castellaneta che hanno giocato in casa, hanno mostrato lo stesso striscione. Permettetemi di salutare quindi gli amici che l'hanno fatto, insieme a Nino Coccioli, certo, che l'hanno realizzato. Si parla tanto di Nino Coccioli perché certe volte esagera un po', lo conosciamo tutti, ma quando fa le cose belle, le cose buone, bisogna comunque darne atto. Bravo Nino. Fabio Cassone, un avvio da schiacciasassi, poi un rilassamento, come ha detto la Manna, che ci può stare o c'è da preoccuparsi? No, da preoccuparsi no, ci può stare. 6-0 era un risultato già in cassaforte. Non ci sta perché il passivo dell'andata era di 8-1, quindi ci tenevamo a mantenere le distanze di gol, soprattutto chiave play-out eventualmente, se le evitiamo è meglio. Però volevamo far bene davanti al nostro pubblico, ci siamo riusciti, abbiamo tirato fuori una prestazione che ci aspettavamo dall'inizio dell'anno, una prestazione quasi perfetta. Parlava di primo tempo migliore di tutta la stagione. Sì, sicuramente. Questa è la Johnny Frog che conosciamo, attenti, sempre precisi, non lasciavamo respirare mai l'avversario, chiudevamo ogni buco e ogni ripartenza abbiamo fatto male praticamente, quindi è quello che vogliamo fare in tutte le partite, se ci riesce è bene. No, assolutamente, una partita importantissima da vincere contro una diretta concorrente, comunque sia mi è piaciuto proprio lo spirito con il quale siamo entrati in campo e quello giusto, poi è chiaro che su 6-0 magari un po' di rilassamento c'è stato. Però è quella la Johnny Frog che conoscevamo e il primo tempo è stato sicuramente il migliore in assoluto. Certo, ora ci attendono degli impegni sì finali, perché effettivamente iniziando da sabato a Carovigno, per evitare il discorso play-out, noi ancora abbiamo l'ultimo posto, diciamo, dei play-out, però noi, diciamo, l'obiettivo è quello di raggiungere la salvezza senza i play-out. Poi c'è anche il discorso di 10 punti di vantaggio al Monopoli Rutigliano. Possiamo mostrarla la classifica, sì, di Serie C1, così magari la commentiamo insieme a Fabio Cassone. Ecco qui il balzo in avanti della Johnny Frog Castellaneta e il Biceglie è a due lunghezze ormai nel mirino. Sì, abbiamo risucchiato il Biceglie in questa vittoria. Se riuscivamo a vincere a Monopoli sabato scorso, portavamo a pari punti, andavamo a pari punti col Biceglie, portandoci a 11 lunghezze dal Monopoli, che è penultimo in classifica, evitando direttamente i play-out a fine campionato. Sì. Come dicevi tu, il discorso dei 10 punti al Monopoli Rutigliano è il discorso di cercare di comunque di portare a casa i maggior punti possibili, che abbiamo dopo di Rutigliano, cioè abbiamo il Capurso in casa, la vice capolista, è stata una parte fondamentale. Prima della trasferta di casa massima, nel quale dovevamo prendere i 3 punti, mi auguro in maniera tranquilla, insomma. Fabio, ti faccio una domanda diretta. Quanto è mancato Capitan Pepe nel corso della stagione alla Johnny Frog Castellaneta? Te lo dico da tifoso. Ho visto un ingresso in campo incredibile, un bolide devastante, poi due gol su tiri liberi, è sempre infallibile. Tu sei il goleador della squadra, però il capitano quanto è mancato? Beh, il capitano, come diceva Paolo Maldini, è sempre lui a indicare la rotta. Del Piero? No, era Paolo Maldini. È una famosa campagna abbonamenti del Milan. Capitan Pepe ci è mancato più che altro per l'equilibrio in campo, perché è una persona che riesce a rimanere calmo nella partita, a differenza mia che molte volte vado
seguo troppo l'andamento della partita. Se è tranquilla, sto tranquillo. Se si accende, mi accendo anch'io. Quindi Pepe mantiene l'equilibrio, possiamo sbilanciarci io e Don magari a fare qualche giocata un po' più azzardata in avanti, tanto sappiamo che c'è lui, c'è Mastronardi che tengono abbastanza coperto il nostro portiere. Apro una piccola parentesi, coinvolgo anche Nicolò, ti affascina il futsal? Il legno è lo stesso, quello del palatifo, sì. come sport? Sinceramente non sono talmente goffo in quel gioco, non l'avevo mai fatto per me, però sicuramente il calcio indoor penso che sia uno sport divertente. Adesso stanno guardando le immagini, effettivamente è divertente. E sinceramente, se posso magari farlo all'aria aperta, però immagino siano due sport completamente diversi, sì, a questo punto. Sì, assolutamente. Sì. Poi vuoi mettere tutte le polemiche legate al palazzetto, che le varie squadre di Castellaneta, è tutto un altro fascino. Certo, se ci fossero due palazzetti non sarebbe affatto male. Lo so, lo penso anch'io, lo pensiamo in tanti. Fabio Cassone, hai fatto un gol alla Hernán Crespo, permettimi di dirlo. Sì, complimenti. Sì, sì, ho fatto un bel gol. Quero mi ha dato veramente mi ha fatto un assist al bacio. Me ne ha fatti tanti quest'anno, ma non avevo ancora mirato bene oggi, cioè sabato ho trovato il tocco giusto, perché è molto difficile. Solitamente se la tocchi bene va fuori. Sentivi la porta ed è andata dentro. Esatto. Alessio Russo, mi rifaccio alla dichiarazione dell'allenatore del Biceglie e poi da quanto detto da Fabio Cassone su Capitan Pipe. La Johnny Frog la partita l'ha vinta dal punto di vista mentale. Sì, assolutamente. Io mi sono subito reso conto, siamo entrati proprio con quella cattiveria agonistica che comunque ti consente di dare quel pelo in più alla partita, diciamo, dal semplice contrasto al tiro, a quella caparbietta su ogni pallone. E infatti abbiamo fatto subito l'1-0 e il 2-0. Poi insomma la partita comunque è in discesa, c'è stato il tiro libero di Pepe, insomma ripeto un insieme di episodi che comunque ti portano a vincere, ma senza quella grinta non sicuramente non questo risultato così tondo non sarebbe arrivato. Resto con te perché i nostri informatori ci comunicano di un piccolo mal di pancia all'interno dello spogliatoio che questa settimana ha colpito Mario Assi, il più amato dal pubblico femminile castellanetano. Mal di pancia di Mario Assi nei confronti di Mister Lamanna, che l'ha schierato per 2 minuti poi l'ha tirato fuori. Sì, effettivamente. Io ho verificato, giornalisticamente c'è, il mal di pancia esiste. Cioè, allora io ero in panchina con lui. Sì, effettivamente, quando lui è entrato in quei 2 minuti, diciamo, poi è stato chiamato il time out ed è riuscito. E diciamo lui è rimasto un po' così male, ma ripeto, fa parte del gioco, nel senso che in qualsiasi sport colui che sta in panchina vuole cercare sempre di stare in campo e dare il massimo. Lui magari se voleva dare il suo contributo e mister la mano, insomma, poi ha fatto quel cambio, però ripeto, il mister è quello che sta a contatto giorno per giorno con i giocatori e quindi sa meglio di chiunque altro fare le proprie scelte. Fabio comunque Cassone. Sia, penso che con un semplice sguardo poi si saranno chiariti. Insomma, ma non penso perché sì, Lamanna. Domenica mattina continuava la polemica. Fabio Cassone, una stagione sfortunata per Mario Assi, una partita perde la scarpa e l'altra squadra va a segnare, un'altra partita Lamanna lo fa giocare 2 minuti e poi lo tira fuori. Ma Mario Assi è così, è bello e brutto di Mario, da bomber, da vero bomber, ha bisogno di un po' di motivazione, la partita comunque era già in discesa. Lui sicuramente gli sarà dispiaciuto non segnare in una partita dove magari stai vincendo 6-0 e l'attaccante crede di poter fare gol da un momento all'altro. Il mister Lamanna ha ritenuto opportuno e i cambi hanno dato ragione a mister Lamanna non schierarlo troppo tempo, ha messo le persone più in palla e quindi ha avuto ragione il mister. Mostriamo nuovamente per l'ultima volta la classifica di Serie C1 perché vorrei poi una risposta da Alessio e da Fabio Cassone. In ottica prossimo turno, la Johnny Frog giocherà fuori casa. Sì. Andiamo a Carovigno sabato. A Carovigno. Diciamo una parte comunque difficile perché comunque è una squadra che sta disputando un ottimo torneo. Andiamo senza lo squalificato Donno, che per noi è una perdita importante, però penso che tutto il resto della squadra abbia le giuste motivazioni, perché ripeto,
da qui alla fine del campionato ci aspettano le semifinali, dobbiamo cercare di dare il massimo partito per partito. Il Carovigno occupa la settima posizione della classifica. Ovviamente non può fare né playoff, diciamo, ecco, è tagliata fuori dalla... Voleva arrivare proprio a questo. Magari Fabio Cassone ti aspetti una mano. Me lo auguro, anche perché il calcio, come un po' tutti gli sport, gira, quindi se riusciamo ad addolcire il Carovigno, non abbiamo bisogno, perché se tiriamo fuori la nostra prestazione migliore possiamo battere chiunque, credo. Però col fatto che manchi Donno, insomma, è un'assenza pesante, perché sui miei 86 gol c'è lo zampino di Donno più... su dell'80%, quindi come magari tutta la squadra. La giornata di Mario Assi, ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo tutti, che Mario tiri fuori la prestazione da Mario Assi, che lo conosciamo tutti. Ci avviamo alla conclusione. Nicolò Giovinazzi, faccio una domanda a te e una domanda all'altro ospite, Fabio Cassone. Dove la vedi la Valentino Basket Castellaneta il prossimo anno? Sei scaramantico oppure possiamo sbilanciarci? No, la vediamo sicuramente. Allora, partiamo da questo. A fine campionato io sono convinto che faremo il salto di categoria, anche in virtù dei cambiamenti di campionato che ci saranno quest'anno. Per cui, arrivando nelle prime nove, si è automaticamente promossi in C nazionale. E per quanto riguarda l'anno prossimo, ci ragionavo proprio questa mattina, il campionato di C nazionale è un'altra storia. È un'altra storia, ci sono molte più squadre, la competizione è diversa, le trasferte sono più lunghe, gli ingaggi sono più alti. Esatto, e c'è dietro tutto un altro ragionamento, quindi cosa ne sarà per l'anno prossimo? Sinceramente non sono in grado di prevederlo, e al momento, viste le situazioni contingenti, insomma... Di tutto il territorio. Esatto, ma proprio generali, credo che sia molto difficile prevederlo. Per la fine del campionato io sono, diciamo, più in là. Chissà, penserà in questo momento il funambolico presidente Granito, che sicuramente ti tirerà le orecchie per questa differenza di stile fra Fabio Cassone con la divisa casual della Johnny Frog Castellani. Noi ne abbiamo una e l'ho usata ieri in partita, per sicuramente cui ti tirerà le orecchie. Fabio Cassone, io per te ho due domande. La prima è mia personale e te la faccio subito. Svela subito il retroscena di quel tuo possibile trasferimento a Putignano, perché ne abbiamo parlato con altri ospiti, mi sembrava doveroso farlo con il diretto interessato. Riavvolgiamo il nastro, te la ricordi questa storia? Sì, ma per sentito, cioè, ovviamente non ho seguito le sue... vicende persone, però mi ricordo che a un certo punto del campionato, verso dicembre, ci fu questa possibilità, diciamo, di trasferimento. Poi non so, tra l'altro mi sembra che una volta si è anche andato con la squadra, con il permesso della società. Poi io ripeto, non so le varie vicissitudini interne, insomma. A dicembre ho avuto la proposta di cambiare categoria, di fare il salto di qualità che ogni giocatore vorrebbe fare un campionato nazionale. Però l'affetto dei compagni, del presidente, dell'allenatore, della società mi hanno fatto neanche cambiare idea, perché la mia idea di andare via non c'era, però di fatto in modo tale di rimanere nella Johnny Frog, anche perché non stavamo attraversando un momento così bellissimo, quindi lasciare la barca in balia delle onde non mi sembrava opportuno e giusto anche nei confronti della nostra famiglia, perché non è una squadra soltanto, è una famiglia. Una scelta di cuore, quindi. Assolutamente sì. E poi c'è l'altra domanda, un po' più birichina, viene da un gruppo di amici di un noto bar di Viale Verdi, poi magari possiamo girarla anche ad Alessio Lusso. Vogliono sapere se per avere delle prestazioni in campo così positive come le tue bisogna o non bisogna fare sesso prima della partita. Mi hanno assicurato che tu hai la risposta. Io personalmente no, non pratico sesso prima della partita e il giorno prima. Quindi il segreto del personale. Sono un po' scaramantico, ma è scaramanzia, diciamo che è andata bene anche quando magari scappa qualcosa. Però sono predisposto fisicamente così, mi piace essere così, sono abbastanza scaramantico, voglio fare le cose sempre alla mia maniera e non prevede... 86 gol non si fanno per caso. Per caso. Alessio Russo, siamo arrivati alla conclusione, sì.
So che vuoi ritagliarti. Sì, giusto, volevo fare un'osservazione che con la giornata odierna a livello di risultati non c'entra niente. Perché alla fine, per quanto riguarda Castaneda, da Castaneda non faccio questa osservazione. Noi abbiamo un paese nella quale abbiamo, a livello sportivo, il calcio a 11 in eccellenza. Il calcio a 5 abbiamo due squadre, una in C1 che è la prima a livello provinciale e una in C2. Abbiamo calcio 5 femminile anche da quest'anno. Pallavolo maschile, pallavolo femminile nella serie C regionale. Le arti marziali. Abbiamo una squadra di atletica con oltre 50 iscritti e con 15 partecipanti alla prossima maratona di Roma. Abbiamo il ciclo tennis che fa svolgere sia campionati a livello provinciale che regionale. Poi il basket, la Valentino Basket in serie C regionale. Abbiamo due associazioni di mountain bike. Abbiamo un amico prossimo ai campionati di pit bike a livello nazionale. Ricordaci il nome perché Vincenzo Orfino. Ora magari tutte le associazioni giovanili a livello di dilettantistico. Cosa voglio dire con questo? Che poi alla fine ci lamentiamo di Castagnita, magari volte a volte non apprezziamo il fatto che se ci fermiamo un attimo, vediamo tutti i paesi vicini, noi abbiamo una realtà che secondo me molti ci invidiano. Cioè tutte queste squadre che comunque partecipano a campionati importanti e magari a volte secondo me non vengono apprezzati. Con questo, ripeto, è un'accusa che in ogni sport c'è magari... a volte quei fraintendimenti, quelle cose, ripeto, critiche costruttive sì, però io ripeto, da casa sono contento di questo e ripeto, in molti casi non vengono apprezzati, diciamo. E io ripeto, mi invito, tutti i paesi vicini, diciamo, della zona non hanno questo bacino d'utenza che abbiamo noi. Nicolò, la replica? La replica è che un paese di sportivi. Sì, Brasile 2000, quant'è? Arriviamo? Sì, no. No, quello che penso è che secondo me servirebbero degli spazi in più. Giustamente dicevi tu prima che spesso si discute sugli orari da tenere nel palazzetto. Allora, secondo me qualcuno, diciamo le istituzioni o chi per loro, potrebbe cercare di muoversi per vedere di intercettare qualche finanziamento, perché so che ci sono, per riuscire a trovare i fondi per costruire delle strutture adeguate. Perché anche le strutture che noi abbiamo in questo momento a disposizione non sono proprio il massimo che si potrebbe avere. Per cui ecco, un po' più di attenzione a queste cose probabilmente farebbe bene, posto che effettivamente è un momento in cui di crisi, per cui di attenzione ce ne sarebbero da fare mille. Però anche nell'ambito sportivo, visto tutto l'interesse e tutto quello che muove, certo, lo sport a Castellaneta, potrebbe non essere male. Assolutamente. Grazie a Nicolò Giovinazzi per essere intervenuto. Grazie a voi. Ci vedremo con la promozione in tasca della Valentino Basket. Grazie a Fabio Cassone, grazie bomber della Johnny Frog, grazie ad Alessio Russo. Grazie a voi. Vorrei che tu mostrassi, certo, ancora la maglia di Domenico Martinucci. Forza Domenico, forza, dove ti aspettiamo Domenico, e niente, non ci sono parole per descrivere il nostro dolore. Ci accodiamo al tuo invito, forza Domenico, e grazie a voi che ci seguite sempre con affetto. L'appuntamento è a martedì prossimo, sempre qui nel salotto sportivo di Vivi Web TV. Buona serata.